L'alluvione del 4-5 novembre 2011, tragica e drammatica a Genova, aveva colpito in modo durissimo anche il territorio. La furibonda Piana dello Scrivia, a monte di Savignone, aveva distrutto 35 metri di carreggiata della frequentatissima provinciale 226, demolendo anche la briglia nell'alveo. I lavori alla strada erano iniziati immediatamente e la provincia ha rifondata la carreggiata su pali in ferro, riempiti di cemento profondi 15 metri, su una base in calcestruzzo e massi, aveva poi eretto il nuovo muro d'argine e sostegno. Per farlo erano stati usati speciali pannelli prefabbricati, uniti da un cordolo in cemento armato e ancorati al basamento, completando l'opera con un riempimento di 1500 metri cubi di ghiaia e pietre per consolidare ulteriormente la strada, già riaperta 30 giorni dopo l'alluvione, il 6 dicembre. E poi, in una fase finanziaria difficilissima, è stato fatto ogni sforzo per trovare le risorse e ricostruire anche la briglia del fiume. Il 6 novembre 2011 la Piana dello Scrivia, l'alluvione dello Scrivia, divorava 35 metri di carreggiata della provinciale, che il cantiere della provincia in un mese ha riaperto completamente. In quelle opere c'era stato già previsto il rifacimento anche della briglia, che era stata demolita dal fiume proprio in quell'occasione. Ora la briglia riparte. Certamente, i lavori sono iniziati, abbiamo fatto ancora l'ennesimo sforzo per cercare di recuperare dai fondi di riserva circa 500.000 euro per poter ripristinare questo intervento. In questo caso abbiamo dovuto fare tutte le verifiche idrauliche, abbiamo dovuto mettere a posto anche dal punto di vista amministrativo le procedure e ora si parte. 510.000 euro è il finanziamento della provincia per rifare e rimodulare la briglia dello Scrivia. Come? Ce lo spiega il direttore dei lavori. Sono in corso i lavori di rifacimento e di ripristino della briglia fluviale sullo Scrivia. All'ingegner Francesco Carleo, direttore dei lavori, chiediamo le caratteristiche dell'opera in corso. Dunque, l'intervento appunto consiste nel risistemare una situazione di un manufatto che si è deteriorato in maniera importante in occasione dell'alluvione del 2011, del novembre 2011. E l'intervento consiste principalmente nell'inglobare la struttura esistente, che in parte ovviamente si è ammalorata, con massi naturali cementati sia a monte che a valle, mantenendo più o meno una configurazione dell'esistente, aumentando l'impronta che arriverà a circa 15-16 metri, quindi di base, e consolidandola anche con una serie di pali che andranno in profondità e in parte raggiungeranno la roccia che su una delle due sponde è anche affiorante. Vediamo che il cantiere è aperto, la durata dei lavori a quanto è prevista? Dunque, il cantiere è partito il 25 di giugno di 2013, si prevede di finire possibilmente prima delle piogge, quindi nel mese di settembre-ottobre. Rispetto a quella demolita dall'alluvione e costruita nel 1880 per alimentare la derivazione d'acqua per una filanda, la nuova briglia sarà ribassata al centro di 2 metri, realizzando sulla sommità un'apertura, tecnicamente una gaveta, lunga 30 metri, per meglio consentire il deflusso delle piene, come prescritto dal piano di bacino. Grossi massi, ciascuno tra le 3 e le 7 tonnellate, saranno le fondamenta alla protezione della nuova struttura, come ci spiega in dettaglio il coprogettista della briglia. Alle nostre spalle si vede la briglia in cui sono in corso i lavori di rifacimento e i materiali, i grossi massi che verranno usati per rinforzarla e per ripristinarla. Giovanni Mangiarotti è coprogettista ed è stato in pratica responsabile del procedimento di questo cantiere. Che tipo di materiali vengono usati e come si procede? Allora, come primo intervento verrà realizzata la sottomurazione di ciò che rimane della briglia esistente, che risale all'epoca del 1880, quando è stata realizzata. La sottomurazione avverrà mediante intasamento con massi di terza categoria intasati con conglomerato cementizio.
Dopo aver fatto la sottomurazione verrà fatta una cortina di pali per tutto lo sviluppo dei 45 metri della briglia e dopo aver fatto la palificata verrà creato un muro di sostegno in cemento armato di placcaggio a ciò che rimane della briglia. Uno scivolo in massi dalla testa della briglia verso valle ricreerà la cascata precedente e un'altra scogliera a monte consoliderà ulteriormente l'opera. Perché quest'opera è necessaria e va fatta assolutamente? Quest'opera si rende indispensabile perché avendo con questo sfondamento della briglia esistente si è creato un abbassamento già all'altezza del manufatto di circa 6-7 metri e questo abbassamento si ripercuote sicuramente per uno sviluppo di molti chilometri, quindi anche a monte di Busalla un abbassamento costante. Rispetto all'utilità della briglia, sarà diciamo in qualche modo in sinergia anche col rifacimento del tratto di strada che qui proprio è stato divorato dall'alluvione sempre nel novembre del 2011? Sì, perché ricreando di nuovo la briglia esistente in automatico ci sarà sicuramente la protezione alle fondazioni del manufatto realizzato nella provincia a seguito dell'alluvione del novembre 2011 e quindi ricreando di nuovo la sua briglia naturale in automatico c'è la sicurezza dello scalzamento delle fondazioni del muro rifatto.